Ben ritrovati, oggi parliamo insieme a Elena Lorenzini, psicoterapeuta, del senso di colpa. E non dite che non l'avete mai provato, perché penso che nella vita ognuno di noi, ogni tanto, chi più chi meno, si sia sentito in difficoltà con se stesso. Che cos'è il senso di colpa, Elena? Il senso di colpa è un'emozione, come dicevi giustamente tu, che proviamo tutti, proviamo anche molto spesso insieme a la passione, la rabbia, la tristezza, la felicità, anche questa sensazione di senso di colpa, no? Che è legata all'idea, al disagio per aver tradito una regola, un patto, no? Cioè una regola non scritta, io ritengo di aver tradito appunto, e quindi mi sento in colpa, c'è qualcosa in me che sento che non va. Ad esempio, mi sono dimenticata il compleanno di una persona cara, mi sento in colpa perché normalmente sono una persona che magari si ricorda sempre i compleanni e quindi penso di non essermi comportato in modo adeguato. Oppure ho litigato con una persona e quindi mi sento in difetto, no? In alcuni casi basta uno scusarsi o recuperare e il senso di colpa si affievolisce. In altri casi, come ben sappiamo dall'esperienza, il senso di colpa ci porta anche un'ansia ed è difficile da gestire, no? Diventa molto ingombrante. E a volte il senso di colpa magari non ha nemmeno una logica di esserci. Prendiamo spunto, da Bill Watterson, che dice: non c'è problema così terribile a cui non si possa aggiungere un po' di senso di colpa per renderlo ancora peggiore. Condivido. Eh sì, anzi, pensiamo anche che ci sono molti legami, molti rapporti che si basano sul senso di colpa, no? Mi viene in mente quelle mamme che dicono al figlio: non mi vieni mai a trovare, no? O non stai mai con me. Ecco, quello è un modo, ovviamente, per la mamma per richiamare l'attenzione, però facendo leva sul senso di colpa. E quindi, ovviamente, in questo caso, ovviamente, il figlio si sentirà in colpa e andrà per un senso del dovere più che del piacere. Quindi chi usa questa tecnica consiglio invece di dire: stiamo insieme perché magari mi farebbe piacere fare questo con te, e non puntare sul non ci vediamo mai, no? O mi lasci sempre sola. Questa è una piccola parentesi per i legami familiari. Com'è che possiamo invece gestire al meglio, diciamo, il senso di colpa? Appunto, facendo un'analisi della realtà, no? Cioè, la sensazione proprio dentro magari può essere opprimente. Può essere legata alla realtà, oppure è troppo il mio senso di colpa rispetto all'evento esterno? Il pensare che non siamo perfetti, non siamo macchine perfette, quindi ci possiamo dimenticare o a volte possiamo non avere tempo e spazio per tutti. Poi lo scusarsi dove è necessario, no? Se pensiamo di aver fatto qualche cosa di sbagliato, di una mancanza nei confronti di qualche persona, e poi pensare e domandarsi se i nostri standard e le nostre aspettative verso noi stessi e verso gli altri sono troppo alti. E che quindi ci fanno fare ciò che di in più realtà non vogliamo, possiamo fare in più, sì, senza dubbio. È comunque un problema, dicevo prima, che provano tutti, perché è impossibile che uno nella vita non abbia mai provato un senso di colpa. Eh sì, anzi, diciamo che poi il senso di colpa cioè, vuol dire che ci siamo, secondo noi, comportati male, no? Nei confronti di qualche persona. Quindi sì, effettivamente è così, è bene che ci sia. A volte però, appunto, appartiene a delle regole magari anche familiari, no? Che ne so, per venire in mente, in una famiglia in cui la presenza, no? L'essere presenti agli eventi familiari è fondamentale. Una volta non ho voglia perché ho delle mie cose, quindi avrei voglia di fare le mie, no? E passare il mio tempo come decido io, però ho un grande senso di colpa perché tradisco una regola familiare che invece prevede che ci si debba per forza mettere in secondo piano rispetto alle esigenze della famiglia, per esempio, no? Ecco, in questo caso va valutato e va pensato che le scelte personali non sono contro qualcun altro, sono scelte personali. Quindi se io decido una volta di non partecipare ad un evento della famiglia, non vuol dire vi voglio meno bene, vuol dire che quel giorno non ci sono. È chiuso e basta, non c'è un'altra motivazione. Ecco, ma per uscirne bene, sia da chi li provoca, sia da chi li sente, si potrebbe
evitare di far sentire in colpa l'altra persona, magari invogliandolo, ritornando all'esempio che facevi della mamma con il figlio, a fare cose divertenti, così almeno uno è, insomma, più sicuro che l'altro accetti di buon grado. E poi non è che per forza dobbiamo star sempre tutti insieme, è bello starci quando ci fa piacere. Diciamo in teoria sì, in pratica sappiamo tutti che non è così semplice, no? Indottrinare i genitori, no? Mi viene da dire, cioè, perché magari c'è il genitore che ha basato tutta la sua vita cercando di tenersi vicino ai figli con un po' un pizzico di senso di colpa, è un po' complicato cambiare dinamiche. Però se noi siamo consapevoli che sì, vogliamo stare con le persone, ma sì, vogliamo stare anche nei nostri spazi e seguire i nostri tempi, le nostre esigenze, quando è chiaro a noi, è chiaro a tutti. Ciao! Ciao!